Si chiama Life Electric, la scultura installazione che l'archistar statunitense Daniel Libeskind donerà al lago di Como e sorgerà alla fine dell'estate sulla diga foranea del bacino lombardo. Rappresenterà il ponte ideale tra acqua, aria ed elettricità e sarà un omaggio ad Alessandro Volta, traducendo in una struttura di oltre 15 metri l'invenzione della pila, quella che Albert Einstein definì come la base fondamentale di tutte le invenzioni. Nella realizzazione di questa straordinaria installazione un ruolo fondamentale è rappresentato dalla Metal System, azienda canturina specializzata nella lavorazione di inox e di altri metalli, al quale è stata affidata la progettazione e la trasformazione dell'acciaio che comporrà la struttura. A descrivere il progetto, le lavorazioni e le collaborazioni che si sono strette per portare a compimento la scultura, Umberto Pratò, titolare dell'azienda Brianzola assieme ad Alfredo Brai e Cosimo Deiana. È una grande soddisfazione per noi, ovviamente, no? Perché poi nel lavoro, il lavoro è tutto uguale, però alla fine che fa la differenza è la soddisfazione di quello che si fa, no? Quindi questa è un'opera unica, no? Particolare, impegnativa, e quindi poi alla fine il risultato dà la soddisfazione. La scultura è di base fatta allora con uno scheletro in ferro, no? Con un certo spessore calcolato dagli ingegneri, ovviamente, e che è, diciamo, la parte sottostante che non si vede, no? Ma che ha comunque un suo impegno a livello di sviluppo e proprio di struttura. E poi sopra, vabbè, c'è il vestito che è tutto, è quello che tutti vedono e che fa la differenza poi, no? Perché ovviamente è bella la linea, però come tutte le cose poi l'estetica è importante anche quella. E l'acciaio lucido a specchio, secondo me, è tra le cose più belle che non passano mai, no? Perché restano sempre molto attive, no? Presenti su tutto quello che circonda. No? Sì, abbiamo utilizzato il 316 perché appunto da innanzitutto a livello di agenti atmosferici è meno aggredibile. No? Poi il fatto che sia lucido specchio è ancora un'ulteriore forza, no? Dell'acciaio per non essere aggredito da quello che è l'ambiente esterno. Allora, abbiamo un peso di circa 330 quintali totali, no? Quindi anche perché si sviluppa su 14 metri di altezza, questo nastro che forma le iniziali di Alessandro Volta, no? Alla fine. E quindi è abbastanza imponente come peso. Ecco, la struttura interna è per scelta di tempi e anche di, come dire, noi non siamo attrezzati per muovere dei carichi così ingombranti, quindi fortunatamente con Roda Acciai c'è stata questa sinergia proprio nella quale loro hanno, cioè, io ho sviluppato i vari elementi, poi Roda li ha assemblati come struttura interna, questo per quanto riguarda le gambe, e poi noi li abbiamo rivestite, mentre la culla centrale e la sculturina sotto, la A, diciamo, che è quella sottostante, le abbiamo fatte interamente noi qui all'interno. Metal System rappresenta ormai da anni un partner insostituibile su scala globale nella realizzazione di opere d'arte e di design, vantando proprie opere installate in tutto il mondo o arredando abitazioni o showroom di brand di straordinario livello. Una specializzazione frutto di un lavoro quotidiano e del coraggio di affrontare sfide sempre nuove e probanti. Ma nasce giorno dopo giorno, diciamo, no? Perché poi, vabbè, l'impegno è sempre stato massimo da parte nostra e comunque sempre alla ricerca di un qualcosa di nuovo, no? Un'impronta nostra, diciamo così, una firma. E quindi, vabbè, giorno dopo giorno, realizzando e cercando soprattutto la qualità, perché che fa la differenza oggi non è quello che si fa, ma come lo si fa, no? E da parte nostra abbiamo sempre cercato di dare il massimo, no? Per distinguerci
dalla massa, no? E questo ci porta poi ad avere certi risultati. Ma i volumi, non sono importanti, perché potrebbe essere un piccolo pezzo, no? Da galleria d'arte o un'opera d'arte imponente come in questo caso. Quindi, cioè, l'impegno deve essere costante, sempre uguale, indipendentemente dalla dimensione del pezzo che viene fatto. E la mentalità che deve essere sempre quella. Cioè, anche i nostri ragazzi, per dire, non possiamo dirgli vai veloce, no? Perché ovviamente loro sanno quello che vogliamo, e anche laddove potrebbero essere molto veloci, ci mettono lo stesso tempo, perché ormai l'idea è quella, il modo è quello, ecco. Un mix vincente, quello di Metal System, composto dall'eccellenza nella lavorazione dei metalli e dalla straordinaria affidabilità nella progettazione delle opere commissionate da artisti o designer, come descritto dal titolare dell'azienda. E allora, lavoriamo con dei design che, non so, Rick Levy è uno dei diversi design con i quali collaboriamo, e abbiamo installato opere a Praga, a San Francisco, Israele, abbiamo poi cos'altro ancora. Adesso ne stiamo facendo due per Taipei, che dobbiamo iniziare a sviluppare, quindi voglio dire con lui. Poi gallerie d'arte, New York, Londra, Parigi, tramite un altro design che è Mattia Bonetti, anche lui molto bravo. E in più, noi ci affidiamo comunque, vengono da noi parecchi studi di architettura, che comunque per case private e quant'altro. Quindi, cioè, diciamo che nel settore particolare ci siamo, ecco. E diciamo che poi l'inventiva è l'esperienza soprattutto che abbiamo ormai. Noi collaboriamo simultaneamente e con l'artista, che chiaramente ci dà l'idea. Ci dà il file 3D, però quello che c'è dentro non ce lo dà, no? Deve nascere da noi. E poi in collaborazione comunque con degli ingegneri, no? Laddove serve, perché non sempre è necessario, tiriamo fuori quello che l'artista poi alla fine vuole. Quindi la progettazione fa parte del servizio che noi offriamo ai nostri clienti. Ogni volta è una cosa nuova, è uno stimolo. Certo, tra le più importanti, a parte questa di Libeskind, possiamo menzionare un Rock Grow che è stato installato sotto l'Atomium a Bruxelles, quindi è l'atomo gigante tutto in acciaio, che il nostro sembra quasi una formica, però è molto bello, viene molto apprezzato. Altro business fondamentale per Metal System è l'arredamento di interni, dalle teche per la Tiffany & Co. ad un altro marchio nel gotha della moda mondiale. Sono sempre cose particolari, tipo Scala Versace, l'abbiamo fatta a Parigi, l'abbiamo fatta a Mosca, l'abbiamo fatta a Barcellona, adesso ce n'è una a Madrid, e quella di Tokyo i tempi non ci sono e non riusciamo a farla. Però quindi sono scale molto particolari, in questo caso sono in ottone satinato e sono molto belle d'impatto soprattutto. Noi lavoriamo, ci basiamo su tutti i materiali, no? Quindi abbiamo fatto delle colonne ad esempio in alluminio per Hotel Gallia Milano tramite una multinazionale italiana. Quindi, cioè, diciamo che facciamo dove viene richiesto, su qualsiasi materiale, che può essere ottone, acciaio, alluminio, rame, bronzo. Quindi, anche perché i nostri clienti non trattano un solo materiale, quindi è giusto, ma poi soprattutto per la nostra conoscenza, perché ovviamente essendo materiali che possono essere lavorati bene o male allo stesso modo, no? Quindi ci piace fare un po' di tutto. Un'azienda di 18 persone che orgogliosamente rappresenta ciò per cui l'Italia è celebre nel mondo, la straordinaria capacità di rendere possibile il meglio.